Se dovessi immaginare un sistema stellare, probabilmente penseresti a una stella gigante in orbita attorno a pianeti più piccoli. E in generale, questo è lo standard per i sistemi stellari in tutto l'universo. Tuttavia, i sistemi solari sono disponibili in molte forme e dimensioni. Potrebbe essere che là fuori ci siano pianeti più grandi della loro stella madre. E partendo da ciò, quanto possono diventare grandi i pianeti? Qual è il più grande che conosciamo? Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti nuovi contenuti sul cosmo. Bene, ora andiamo a scoprire questi giganti. Prima di tutto, definiamo un punto. Quando parliamo di grande, ciò a cui ci riferiamo in realtà è il volume di un oggetto, non la sua massa. Affinché una stella sia una stella, deve superare una certa massa, vale a dire 0,08 masse solari, ovvero l'8% della massa del nostro Sole. Al di sotto di questa soglia, l'oggetto è classificato come una nana bruna, perché non è diventato abbastanza massiccio da permettere la fusione nucleare nel suo nucleo. Masse inferiori a quelle delle nane brune sono semplicemente pianeti, asteroidi e polvere. Quindi la massa minima di una stella è 0,08 masse solari. C'è anche un limite superiore? Teoricamente, la quantità massima di massa che una stella può raggiungere è di circa 150 masse solari. I nostri modelli suggeriscono che oltre a questa soglia perderebbe la sua stabilità. Sebbene, cosa abbastanza interessante, esistano alcune stelle che apparentemente contraddicono questa teoria, come la stella più massiccia che conosciamo, R136A1, che si stima sia di circa 300 masse solari. In ogni caso, solo perché una stella è massiccia non significa che sia grande. Alcune delle stelle più dense esistenti, le stelle di neutroni, misurano 10-29 masse solari e possono avere un diametro di soli 30 km. Immagina di adattare la vasta massa della nostra stella, un oggetto così enorme da sminuire notevolmente Giove, e spremere fino a 29 soli in uno spazio delle dimensioni di una grande città. Sebbene queste stelle siano minuscole in termini di volume, hanno una massa sufficiente per ospitare un grande sistema solare che si estenderebbe ben oltre il nostro. Abbiamo scoperto esopianeti attorno a stelle di neutroni. Tuttavia, a causa del metodo di rilevamento utilizzato per scoprirli, possiamo solo definire la loro massa, non il loro raggio. Avrebbe senso, tuttavia, che questi pianeti siano molte volte più grandi della minuscola stella, poiché abbiamo asteroidi nel nostro sistema solare che possono essere di centinaia di chilometri di diametro. Per non parlare dei pianeti di migliaia di chilometri di diametro. Le nane bianche sono un altro esempio di stelle minuscole che probabilmente hanno pianeti più grandi in orbita attorno. Le nane bianche sono i resti di stelle chiamate giganti rosse, che non erano abbastanza massicce da diventare stelle di neutroni. Le giganti rosse esplodono in una supernova quando hanno raggiunto la fine della loro vita. In base alla loro massa, potrebbero dar vita ad una stella di neutroni, un buco nero o ad una nana bianca. La fusione nucleare non avviene in una nana bianca, il che significa che la loro luminosità proviene esclusivamente dalla radiazione termica immagazzinata. Questo le rende stelle piuttosto deboli e diventano più deboli nel tempo. I pianeti che sarebbero sopravvissuti all'evoluzione della stella potrebbero benissimo essere più grandi della piccola nana bianca residua, che ha tipicamente il raggio simile a quello della Terra. Il raggio della Terra è di 6.371 km. Tuttavia, a causa della natura debole di una nana bianca, del raggio minuscolo e della massa inferiore, nessun esopianeta di questo tipo è stato confermato. Inoltre, quando una stella diventa supernova, di solito distrugge molti dei corpi nella sua orbita. Anche se questo non significa che non ce ne siano là fuori. Quando si tratta di stelle della sequenza principale, dei pianeti più grandi di loro sono difficili da trovare. Le stelle della sequenza principale sono tutte quelle stelle nella parte stabile del suo ciclo di vita. Crediamo che le stelle della sequenza principale costituiscano la maggior parte delle stelle nell'universo. Questi possono essere oggetti molto grandi, poiché la pressione interna delle reazioni nel nucleo mantiene il raggio molto ampio. Dovremmo cercare stelle simili a nane brune e nane rosse per trovare una stella della sequenza principale abbastanza piccola da ospitare un pianeta più grande. La differenza tra una nana bruna e una stella di sequenza principale è se la fusione nucleare avviene nel nucleo della stella, cosa che crediamo avvenga al di sopra di 0,08 masse solari. E crediamo che la linea di demarcazione tra un pianeta e una nana bruna sia di circa 13 masse di Giove. Quindi una delle nostre migliori scommesse per trovare una piccola stella con un grande pianeta è guardare intorno alla nana bruna VHS 1256-1257. Il suo esopianeta è uno dei pochi esopianeti scoperti utilizzando l'imaging diretto. L'imaging diretto è una tecnica per l'osservazione astronomica che consiste nel rilevare oggetti celesti acquisendo direttamente la loro immagine su un supporto. In altre parole, fotografando questi oggetti.
La sua stella ospite è abbastanza debole, l'esopianeta è abbastanza lontano dalla stella da poter essere visto semplicemente usando un potente telescopio. Sfortunatamente però, questo significa che mentre la massa dell'esopianeta è stata determinata, non possiamo conoscere con certezza il suo raggio. Tuttavia, questo è uno dei candidati più probabili che conosciamo. Inoltre, a causa dei margini di errore coinvolti, potrebbe benissimo essere che uno o entrambi gli oggetti siano nane brune. Il che significa che non possiamo dire se questo sia veramente un sistema stellare e planetario. Quindi, anche se non abbiamo prove definitive che un pianeta sia più grande della sua stella ospite, abbiamo alcuni candidati promettenti. Inoltre, quasi certamente ci sono casi là fuori che non abbiamo ancora trovato. Alcune delle stelle più piccole là fuori hanno un raggio di circa 70.000 km. Alcuni dei pianeti più grandi là fuori possono essere il doppio o il triplo. Il che porta alla domanda finale che volevo trattare qui. Qual è il più grande esopianeta che conosciamo? La risposta più probabile è GQ-Lupi-B. È un altro pianeta extrasolare ripreso direttamente, il che significa ancora una volta che non abbiamo una buona conoscenza delle sue caratteristiche fisiche. Dai margini di errore coinvolti potrebbe essere una nana bruna, ma è probabilmente il più grande esopianeta che conosciamo. Gli scienziati hanno stimato che il suo raggio è circa 3 volte quello di Giove. Altri contendenti a questo trono sarebbero DH Tauri B e ROX S42BB, alcuni dei più grandi esopianeti che conosciamo. Ed è certamente possibile che da qualche parte là fuori ci sia un pianeta più grande della sua stella ospite. Grazie per la visione!